Allora, questo è un video specializzato, almeno le mie intenzioni. Prenderemo tutte le dichiarazioni, tutte, quelle più strane, sospette, misteriose, o magari che sembrano proprio bugie dei protagonisti che gravitano intorno a questo caso. Devo ricordarmi dei ringraziamenti, come sempre, Maddalena e Donatella che mi hanno aiutato molto, questa volta anche dei credits per Daken, un youtuber o una youtuber che si occupa molto di questo caso e che è molto abile questa persona a trovare appunto affermazioni particolari, così contraddittorie dei vari protagonisti. E mi sono ispirato in effetti per quel che riguarda una cosa molto importante, questo video proprio a uno dei suoi video. Da notare che adesso noi facciamo questo video tutto su ciò che hanno detto i vari Claudio, Sebastiano e poi un po' Salvatore Gabriella. Però sinceramente io sento un po' la mancanza degli inquirenti. In questo caso gli inquirenti non parlano molto, ma non do la colpa a loro. Sono i giornalisti che dovrebbero un po' insistere presso gli inquirenti per chiedere cose. Poi non è sicuro e obbligatorio che rispondano, ovviamente, ma se ci provi magari ci riesci, se no no. L'impressione è che tutti i giornalisti, il circo mediatico, soprattutto televisivo, si accontentino di continuare a intervistare le solite persone perché fanno audience invece d'ascolto già così. Però sento la mancanza di qualche elemento concreto, anche se qualcosina è venuta fuori e ve ne parlo anche in questo video, soprattutto per chiedere verifiche. C'è anche ancora quella faccenda della telecamera di Piazzale Gioberti, no? Tutti ne parlano come se fosse vero, però il prefetto di Trieste l'aveva smentito categoricamente. Si potrebbe che qualche giornalista televisiva, eccetera, o anche normale, insomma, cioè così, vada agli inquirenti a chiedere una domanda precisa. C'era o non c'era questa ripresa? Siete sicuri o non siete sicuri? Non lo fanno e quindi rimane un po' il dubbio, che è una cosa un po' spiacevole, francamente. Allora, ci sono ovviamente tutti i soliti protagonisti, no? E per ognuno di loro ci sarà una o due stranezze, anomalie, forse bugie in alcuni casi che hanno detto. Vi faccio vedere questo frammento di video che abbiamo già visto, è quello in cui il giorno del ritrovamento viene detto così, a caldo o a freddo, decidete voi, a Claudio è stato comunicato che si è trovato un corpo nel boschetto vicino all'ospedale psichiatrico. Ve l'ho già fatto vedere per il discorso del sacco nero, no? Che Claudio per puro caso così azzecca che il sacco era nero. Questa volta vi faccio vedere un'altra cosa. Vediamo questo frammento che è anche un po' più breve, quindi. Sì, buonasera. Ha sentito le ultime? No. Allora, c'è una novità dell'ultimo Ancora minuto. meglio, bene. Adesso dentro l'ex OPP Sì? la polizia ha trovato un sacco con un corpo. Era giusta la mia supposizione. Non siamo, Gliel'ho non detto io siamo, non, stamattina. allora, stiamo attendendo le Sì, conferme, ma non ci ok? vogliono tanto. Stamattina io ho detto alla questura di andare a vedere in ospedale. Ecco, qui vedete, fidatevi una piccola cosa, perché in questo video preferisco iniziare prima con le cosette piccole come antipasti e poi quelle un po' più grosse magari. È una piccola cosa, ma diciamo che questa reazione emotiva, per cui la prima reazione di Claudio è stata di dire era giusta la mia intuizione, che è un po' di vanità, ma non c'è niente di male, no? Anch'io se ci azzecco poi mi vanto, ma voi lo sapete che avevo cercato di indovinare la durata della telefonata tra Liliana e Claudio? Sapendo solo che era meno di 2 minuti, avevo raggiunto la conclusione 1 minuto e 50 e poi è venuta fuori la conferma che è esattamente 1 minuto e 50, cioè me ne vanto anch'io, vedete, me ne vanto anch'io. Soltanto che a me non è morto nessuno. Il punto qual è? È un po' strano che come prima reazione ci sia solo quello. Ci si è lamentati che Sebastiano non sembrava abbastanza disperato. Beh, questo vale un po' anche per Claudio qui. Doveva essere un po' più disperato. A pensare che è tutto finito, la speranza, perché vedete, è vero che dopo 3 settimane di scomparsa non era molto logico essere ancora ottimisti, però c'è un aspetto psicologico ben conosciuto, che le persone appunto che sono amano molto qualcuno che è scomparso, c'è una specie di blocco mentale ed emotivo a accettare la scomparsa, al punto tale che ci si ostina. C'è la mamma della Pipitone che magari pensa che sua figlia sia ancora viva, voglio dire. Succede così di solito, il risultato è che quando si trova il corpo non è indifferente perché tanto già te lo aspettavi, è una brutta botta.
piccola speranza c'era e scompare. Claudio voleva iniziare una nuova vita con Liliana, una cosa bellissima. Magari mi aspettavo una disperazione maggiore, anche se comunque, lo dico sinceramente, l'emotività umana non è così facilmente prevedibile. Mi ricordo un caso in cui un padre sembrò entusiasta quando vennero trovati i poveri resti del suo figlioletto. Proprio ringraziava Dio, grazie a Dio che mi ha fatto questo dono, che hanno trovato il corpo morto e dilaniato del figlio. Un po' strano, no? Ma perché lui probabilmente voleva dare una degna sepoltura al figlio e al caso. Tornando al nostro caso, mi è sembrato un po' così, un po' freddino nell'accogliere la notizia del fatto che ormai era tutto finito, Liliana era morta. Adesso parliamo un attimo di Sebastiano. Vi faccio vedere un video, un frammento, in cui propongono a Sebastiano, un giornalista, se vuole, accetta così, di incontrare un faccia a faccia Claudio. È una cosa che i giornalisti caldeggiano molto, no? Perché vogliono la rissa, ovviamente. Sentiamo cosa risponde Sebastiano e in che modo dà la risposta. Secondo me è la cosa che ha scatenato Liliana, questa ribellione. Lui potrebbe essere lui, secondo lei, il centro, diciamo, della soluzione di questo enigma. Lui farebbe, diciamo, lui incontro, confronto, ecco, tra voi. Mi è già stato proposto. Vabbè, questo immagino. Ecco, mi è già stato proposto. Però non, lei lo accetterebbe? Assolutamente no. Anche perché... Però, diciamo, nella sua idea Ho paura perché non so che reazione potrei avere. Ecco, vedete, qui adesso non voglio fare un sermone troppo moralistico. Come vi dicevo, incomincio con le cose piccole. E anche questa è una cosa piccola. Dicendo che è male la violenza. Perché lui in pratica che cosa dice, Sebastiano? Dice, non so come reagirei, magari lo picchio, no? Lo picchio. Per me quello che mi crea una maggiore inquietudine qua è proprio quell'incertezza, quel discorso di continuare a ripetere ho paura, non so cosa farei. Con un gesto anche un po' minaccioso, oddio, questo è più che altro, mi si sono intorpidite le mani, c'è un problema circolatorio, è più questo, intimidatorio, ma vabbè, non è Rocky per cui si può capire. Ma il fatto, vedete, di non sapere come si comporterebbe in termini di gestione dell'aggressività, questo è un po' preoccupante. Perché l'aggressività è un problema per tutti gli uomini, quantomeno gli uomini forgiati al testosterone. Sappiamo che ci sono maschi un po' più femminili, lo dico simpaticamente, che non sono stati mai toccati troppo da testosterone, no? E quelli sono posto bravissime persone. Quelli un po' testosteronici hanno una tendenza a essere magari aggressivi, è un problema sempre presente, ma cambia da uomo a uomo. Alcuni sanno essere consapevoli, diciamo, di questo problema, sentono l'aggressività arrivare in anticipo e prendono le contromisure. Il fatto di non sapere, di dire ho paura di cosa? Dei tuoi comportamenti, di come ti comporteresti. Hai paura perché non sei sicuro che potessi controllare la tua rabbia. È una piccola cosa, perché c'è anche il sospetto che essendo in televisione si sente puzza di fiction, di Hollywood o Cinecittà, per cui ovviamente magari si recita un po' davanti alla telecamera, però diciamo che non fa una buona impressione, perché i femminicidi nascono quasi sempre per uomini che non sanno controllare la rabbia. E quindi qui Sebastiano non ci dà proprio un messaggio molto innocente, diciamo, per quel che riguarda la sua capacità di gestire la rabbia. Allora, ancora Sebastiano, anzi adesso facciamo due di fila di Sebastiano e poi lui l'abbiamo esaurito e poi ci rimangono Claudio, Salvatore, eccetera. Questa è un po' più grossa, almeno secondo alcuni. Stiamo incominciando a crescere di gravità nelle cose in questo video. Si parla della corda. Sapete quando si dice quel detto, dagli corda e questo si impicca da solo? Una cosa del genere. Solo che lui poi sembra che non abbia trovato la corda. Sebastiano in pratica risulta che il 30 dicembre, quando ancora Liliana non era stata trovata, non dimentichiamocelo, fa un giro di telefonate, tra cui anche ai vicini di casa, Salvatore e Gabriella, chiedendo una corda, ma una corda grossa, quelle diciamo da traino. E spiega anche perché un amico, amica, non si è ben capito questo,
gli ha chiesto aiuto, è sera in questo momento, perché è rimasto impantanato nel fango, insomma, gli dice puoi venire con la tua macchina con una corda che mi tiri fuori da questa situazione con la macchina, no? Io l'avevo sentita questa storia, perché non ne ho parlato? Perché all'inizio non mi sembrava molto significativa, pensavo che ci azzecca col crimine, cioè perché uno che deve nascondere magari un corpo ha bisogno di una corda grossa da traino? Non è che pesi come Emma Mutt, Liliana peserà 40 kg, ma ovviamente non era quella la logica. Mi era sfuggita perché per quanto io sia cervellottico non mi era venuta proprio in mente che cosa poteva esserci dietro. In pratica l'idea era che lui ovviamente non voleva trainare nessuno, eccetera, non gli fregava niente la corda, piuttosto voleva crearsi quello che alcuni hanno definito un alibi. Io ho qualche dubbio che sia il termine giusto, adesso vi spiego meglio. Cioè in pratica lui avrebbe detto a varie persone, adesso sto per uscire di casa, il motivo è questo, devo aiutare un amico impantanato con la macchina. Ma in realtà andava a trasportare il corpo di Liliana, perché sembra che sia apparso proprio il 30 dicembre, quindi una bella coincidenza. Ora, indubbiamente il fatto della coincidenza del 30 dicembre è notevole. Sul fatto che però sia un alibi, questo di raccontare vado a fare una cosa mentre ne fa un'altra, non è un alibi, è una scusa, una bugia, un pretesto. L'alibi è dimostrare che tu eri in un posto diverso da dove si commetteva un crimine nello stesso momento. Qui invece si tratta di uno che dice adesso esco a fare una roba e invece ne fa un'altra. Qualche valutazione su questo. Di questo non ho un video da mostrarvi, ma comunque sia, è sospetto il 30 dicembre ovviamente, no? Però mi lascia un po' perplesso il fatto che possa venire in mente una cosa del genere come se fosse utile, perché a questo punto mi si conferma l'idea che c'è questa sensazione che non solo Sebastiano sia colpevole, ma sia grottescamente stupido. Ogni volta che sta per fare qualcosa di compromettente avvisa tutti. Vi ricordate la faccenda degli abiti di Liliana lavati con un sacco di candeggina? E lui prima telefona a tutti, cioè a tutti, a due persone, e va a raccontare che voleva lavare i vestiti di Liliana rimasti a casa con un sacco di candeggina. È strano raccontarlo in giro. Qua è la stessa cosa. Nell'ipotesi che lui esca per spostare il corpo, prima di farlo fa un giro di telefonate, perché pensa che questo lo aiuti? Guardate, non sto dicendo che sia impossibile, ma sto dicendo che in questo caso stiamo parlando veramente di un idiota. Tu non vuoi attirare l'attenzione quando fai cose compromettenti, non dici scuse inutili, perché l'utilità di dire vado per questa ragione è nulla. Che vantaggio ci sarebbe? Perché poi dopo, quando magari qualcuno ti vede uscire quella sera, tu dirai, ma io l'avevo detto prima che andavo a rimorchiare qualcuno. Che importa? Gli inquirenti ti diranno chi è questa persona, vogliamo il nome, vogliamo verificare. E non conta niente quello che dici prima di uscire di casa. E difatti sì, secondo me un altro aspetto della vicenda è che avranno controllato gli inquirenti, perché lui non è che riceve una telefonata da numeri sconosciuti. Sembrava che fosse il nipote, adesso non sono neanche sicuro, ma comunque sia, lui l'avrà detto e loro hanno controllato. E probabilmente tutto quadra, perché se no ci sarebbe stato un po' di maretta, avrebbero detto qualcosa. Quindi no, non mi sembra così significativo, anche perché voi pensate che prima del 30 dicembre lui non fosse mai uscito di casa? Perché pensa che sono sempre lì a sorvegliarlo quando esce. Comunque diciamo che c'è questa cosa che è notevole il 30 dicembre, anche se devo dire, l'ha detto da così tante persone, che se qualcuno aveva il cadavere nascosto di Liliana poteva pensare che quello sarebbe stato un ottimo giorno, ma ovviamente questa è una cosa un po' cervellottica. Comunque sia, c'è questa faccenda della corda, non perché fosse stata usata una corda, ma perché lui potrebbe averla usata come scusa, che secondo me gli inquirenti però hanno verificato a questo punto. Un altro elemento contro Sebastiano è il discorso del suicidio, cioè purtroppo non ho il video di questo, abbiate pazienza, ne ho trovati un sacco di video, tra poco li vedremo un po' tutti, ma di questo no, anche perché no, il video originale non c'è proprio, e quando lui in questura dice, quando gli chiedono che cosa pensa, lui dice non ci credo che si sia suicidata, no? Ma non c'è un video di questo, anche se poi questa cosa l'ha ripetuta anche nell'intervista televisiva, suppongo. Lui dice così, no, che non crede al suicidio, e tenete conto che stiamo parlando di il giorno in cui scompare o il giorno dopo, quindi nessuno sa come è stata ritrovata ancora, no? Però dopo 2 giorni, se non ricordo male,
parlando con due, anzi andando a due amici, Laura e Pino, quindi non Salvatore Gabriella questa volta, ma Laura e Pino, dalla macchina fotografica che era di Liliana, tra le altre cose, e ben 5 dischi rigidi pieni di foto, li dà a questi due amici, Laura e Pino. E loro dicono, ma e se poi sbuca fuori Liliana? E lui dice, ah, si sarà suicidata. Questa è una contraddizione vistosa, no? A distanza di pochi giorni, prima dice, no, è impossibile che si sia suicidata, e poi addirittura dice invece, no, si sarà suicidata. Che vi devo dire? Sono passati 2 giorni tra un'affermazione e l'altra, si può anche cambiare idea, però è veramente strano che lo faccia così rapidamente. E anche, diciamo, che si sbarazzi di cose così piccole, perché io ho parlato anche della faccenda della bici, che non so se fosse una notizia data male dai giornali e invece era una macchina fotografica, ma la bici per me c'aveva un senso perché è grande, diciamo, la vedi ogni volta che passi e magari poteva sentire un po' di tristezza ogni volta che la vedeva, visto che già si era rassegnato. La macchina fotografica è un po' più piccola, diciamo che non ci metti molto a metterla in un piccolo cassetto, in un'antina, che ne sai. Per cui un po' strano questo fatto che si sbarazzi così in fretta di queste cose di Liliana e poi dicendo a questi amici si sarà suicidata quando sembrava avere un'idea completamente diversa pochi giorni prima. Allora, visto che voglio parlare un po' di tutti i protagonisti, diciamo qualcosa anche su Salvatore. Lui compare molto di rado in televisione, però ha fatto un'intervista molto lunga, bisogna dire, assieme a sua moglie Gabriella. C'è una cosa piccolina, no? Che ve la presento come piccolo così, intermezzo umoristico. Vi ricordate quando in qualche video fa vi ho parlato del fatto che chi si prepara magari anche un'interrogazione o un interrogatorio ed è molto ansioso, tende a imparare a memoria le risposte da dare a seconda della domanda, no? E in questo ci può essere a volte qualche lapsus. Ti fanno una domanda che non avevi preparato e allora dai una risposta che non c'entra niente, ma almeno questa qua te la ricordi a memoria. È una piccolezza, ma si nota a malapena forse. Qua vi faccio vedere adesso uno spezzone in cui appunto Salvatore risponde a una domanda, ma sembra che dia la risposta per una domanda diversa. La domanda era se considera credibile, realistica, la dichiarazione che ha fatto Claudio riguardo alla sua storia con Liliana e tutte queste cose. Quindi la domanda era che ne pensi della affermazione, dichiarazione di Claudio. Ma sembra invece che Salvatore abbia immaginato che la domanda fosse che tipo è Claudio. Ve lo faccio vedere e sentire, vediamo se notate questa differenza tra domanda e risposta. Sentiamo. Il racconto di Claudio Sterpin a voi è sembrato coerente? Sì, è una personalità complessa, anche lui, possiamo dirlo, è anche lui una persona un po' egocentrica, logorroica, insomma, simpatica, una vecchia gloria, e insomma... Però sembra sincero, io però nei sembra... giorni successivi lo conosco. Ecco, avete sentito? Alla fine è Gabriella, sua moglie, che lo salva dicendo che stai a dire e devi dire soltanto se ci credi o no, è sincero. La qualità importante è che sia sincero, cioè è credibile la sua storia. Era un piccolo particolare, una nota di colore. Ma diciamo che sì, io l'ho notata subito che non era la risposta preparata giusta, diciamo. Ma comunque... alla fine era tutto a posto lo stesso. Ora incominciamo con le cose un po' più grossette, diciamo, no? Più strane, diciamo, molto particolari. Qua vi faccio vedere adesso un video, un breve video in cui Claudio spiega perché lui il giorno dopo la scomparsa di Liliana va in questura per raccontare tutta la sua storia. E vediamo come lo fa, che cosa dice per spiegare questo. Vi devo dire, piccola nota di colore, che questo video è super protetto, audio codificato, tracce audio, cioè marcatori audio, marcatori video, per impedire che venga visualizzato. Io ho provato comunque a togliere queste cose. Se non dovesse andare bene, metterò i testi di quello che dice, no? Come ho fatto l'altra volta. Sentiamo se ci riusciamo. Infatti mi parassi così
sembrare uno che si serve un alibi. Io una mattina sono corso in questura quando ho saputo a mezzanotte e mezza che è stata depositata il denuncio di sparizione. Perché dovevo dire la mia, perché tanto comunque mi avrebbero preso subito. Allora, capite perché è un po' sospetto questo discorso? Parla di, sembrava quasi che mi cercassi un alibi, mi vengono a prendere subito, e chi? Gli inquirenti, la polizia, i carabinieri, ma perché? Diciamo che sono un po' meno drammatico, un po' pessimista, diciamo, Claudio, come se già lui si vedesse principale sospettato dell'omicidio. Ora, la mia prima reazione è stata appunto di sorpresa, no? Argomenti un po' strani, non me li immaginavo. Ma cercando di approfondire un po' sul perché mi sembrassero strani, mi sono reso conto che la cosa veramente strana non era il fatto che lui si mostrasse già così, di immaginarsi come uno dei sospettati, cosa che poi accadrà in effetti. Perché in effetti è vero che quando viene uccisa una donna, si sa che si va a controllare gli uomini che conoscono questa donna, in modo particolare che l'hanno contattato, che sono stati contattati quel giorno, e allora lui sapeva che potevano scoprire i tabulati telefonici che Liliana aveva telefonato a lui. Poi potrebbero scoprire, solo se lui lo racconta però, che Liliana deve andare da lui quel giorno e che poi lui è andato al negozio della Win 3 per chiedere di lei, quindi si è mosso molto intorno a Liliana. E quindi non è strano che lui già si immagini sul banco degli imputati. È un segno di consapevolezza. Quello che per me è strano è un'altra cosa. Lui già dal primo giorno, meno di 24 ore dopo la scomparsa di Liliana, già immaginava che fosse un caso di omicidio? È una reazione normale questa? C'è da chiederselo. Io ho provato a farlo, come dire, su me stesso. È successo nella mia lunga vita, non tante volte, ma un paio di volte è successo, che una persona cara, eccetera, così non si facesse più vedere, non rispondeva al telefono, non tornava a casa di notte. Io mi sono tornato indietro nel tempo a ricordarmi come mi sentivo. È vero, quando non torna a casa tutta la notte una persona, si è molto preoccupati. Ed è normale anche pensare alla possibilità che sia morta. Ma mi sono reso conto che mai mi è venuto in mente di pensare che fosse stata assassinata. Perché avrei dovuto? Io vivo a Trento, un posto tranquillo, questa cosa degli omicidi sono robe da film, da telegiornali. Come viene in mente che sia stata uccisa? Una volta mio fratello, più grande, era un bambino a quel tempo, è scappato di casa e non è tornato per tutta la notte, e neanche la mattina dopo. Io pensavo veramente che fosse morto e molti in famiglia erano preoccupatissimi, ma non pensavamo a qualcuno che l'avesse ucciso. Pensavamo a un incidente, tirato sotto da una macchina, è andato in qualche posto strano, pericoloso, è cascato in un burrone. Queste cose pensavamo. Ora è chiaro che questo modo di valutare è in funzione anche di dove tu vivi e le tue esperienze di vita. Nel senso che se tu magari vivessi proprio in un posto molto, compito, ad alta percentuale di crimine, eccetera, alti livelli di crimine, dove veramente la gente viene uccisa spesso, allora non è così strano che non ti torna a casa la moglie e pensi, oddio, magari l'hanno uccisa. Ma, vedete, Trento è una città tranquilla, ma lo è anche Trieste, secondo me. Sono molto simili, anche se devo dire che non sono vicine, perché nella storia si parla della liberazione di Trento e Trieste e alcuni credono che siano attaccati, in realtà no, sono in due regioni diverse. Però è vero, comunque, siamo sempre tra Venezia, più o meno stesso numero di abitanti, un po' di soldini che diffusi significa meno poveracci, che poi diventano magari violenti, insomma, piuttosto tranquille socialmente. In quest'ottica mi sembra di poterle paragonare Trento e Trieste. E così come a me non è mai venuto in mente che le persone care che scompaiono possano essere state uccise da qualcuno, mi stupisce un po' che Claudio lo desse per scontato, perché il discorso che fa, vedete, lui non dice apertamente già da quel giorno io avevo capito subito che era stata assassinata. No, non lo dice in modo esplicito. Però quando parla di alibi, di gente che lo viene a prendere, che sono ovviamente gli inquirenti, perché hanno scoperto la telefonata tra lui e lei, tra lei e lui. Cioè, queste sono cose che succedono nelle indagini per omicidio. Una persona che scompare e cade in un burrone, quello che è, non ci sono indagini di questo tipo, non si guarda l'ultima persona a cui ha telefonato, cose del genere. Quindi è un po' un mistero questo fatto che fosse già in un'ottica di omicidio, già dal primo giorno. Però, io non voglio
lasciare soltanto il mistero sospeso per aria. Cerchiamo di svelare il mistero. Cerchiamo di capire perché mai potesse essere così pessimista, cioè con questa visione criminale della scomparsa di Liliana quando non erano passate ancora 24 ore. Si può fare qualche ipotesi. Io credo, per esempio, che possa aver avuto un grande influsso Salvatore. Chi è che chiama Claudio? Per farsi aiutare, eccetera, eccetera, così per sfogarsi e chiedere magari, anche se non ricordo quella parte, di verificare se Liliana sta bene. Chiama Salvatore, lo chiama alla passeggiata, eccetera, eccetera. Parla con lui. Non conosciamo tutti i dettagli, ma si può supporre che fosse abbastanza lunga questa discussione, perché non chiami una persona facendogli fare un paio di chilometri per dirgli Liliana non c'è più, ciao, ci vediamo domani. Fai un bel discorso lungo. Secondo me in quel discorso, fatto con Salvatore, un ex carabiniere che per più di 30 anni è stato immerso nel crimine per contrastarlo, a questo punto c'è una spiegazione. Salvatore, che in questo caso è perfettamente logico, come dire, effetto, no, deformazione professionale quasi, vivendo in mezzo al crimine a livello professionale, lui pensa subito a un omicidio e si può capire il perché. Claudio dice, Liliana deve venire da me, Liliana voleva lasciare il marito, Liliana stava per dirglielo, poi telefono al numero di Liliana e c'è il marito, il cellulare, ma Liliana non c'è più. Con questi elementi, non solo un carabiniere penserebbe, allora l'ho ucciso Sebastiano, ha saputo che lei voleva scappare, eccetera, eccetera, voleva andarsi via di casa e l'ha ucciso. E gli hanno parlato. E secondo me, casomai già non lo pensasse da solo Claudio, poi è stato influenzato molto da Salvatore, che d'altronde ha collaborato tanto con lui, con Claudio, hanno parlato spesso insieme di questa cosa, facendo quasi indagini. Già abbiamo visto di come parlassero insieme, di dove potesse essere il corpo, e alla fine hanno avuto un'ottima intuizione. Ma ho scoperto anche un'altra cosa che hanno discusso insieme che fa pensare quasi a indagini parallele. Sentiamo quest'altro video. Non è uscito per andarle incontro, no, diciamo, no, è una cosa io che sono faceva. Uscito, e sono uscito e voglio sparare che almeno questo, queste cavolo di cellule, perché sparlano tanto di queste cellule telefoniche, dopo va a finire che casa loro, l'ospedale psichiatrico tutto, è un'unica cella fino a oltre la rotonda del boschetto. E quindi che cavolo cosa, è? Serve? Cosa serve? No, lì ce ne sono almeno un paio. No, capisco. Dicono che è la stessa, lo dicono, da casa loro a sud, dove è stata trovata, al boschetto. Come dire che serve? Se, la butto lì, che se Sebastiano avesse avuto dei comportamenti strani, questi, come dire, l'analisi del percorso attraverso le celle telefoniche non viene perimetrato. Cioè lui è in rotonda del boschetto, o a casa sua, è uguale. O nel bosco suo, è uguale. È uguale. Chi gli ha detto questo? Mi sembra Salvo. Il vicino? Marizzi. Sì. Il vicino di casa. Mi sembra che hanno un'unica cella. Avete sentito le celle telefoniche? Cioè, in pratica, riassunto di quello che è venuto fuori, Claudio ha saputo da Salvatore che tutta la zona critica della casa di Liliana e di Salvatore, che sono attaccate, e il boschetto e anche un'altra zona che se non ricordo, erano tutte incluse nella stessa cella telefonica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dall'analisi delle celle, della rete GSM si aggancia alle celle man mano che cambia posizione il cellulare, non si arriverà a scoprire niente purtroppo. Perché chiunque si sia mosso in questa specie di zona critica, come celle, era sempre la stessa posizione. Quindi una bella sfiga per chi vuole prendere il colpevole, e una fortuna per chi ovviamente è il colpevole. Da notare che questo fatto di conoscere l'ampiezza della cella è una cosa che mi ha sempre incuriosito, perché io già sapevo un po' di infarinatura su queste celle, le rete GSM l'avevo, però in pratica che si deve fare? Che si deve fare per sapere quanto è grande la cella dove abiti tu, cioè del tuo quartiere? Quando è che cambio cella io quando mi muovo col mio smartphone? Non lo so, francamente, non so se ci sono dei siti internet dove si può scoprirlo o se è una cosa che sanno solo i gestori telefonici e ovviamente lo comunica alle autorità. Comunque la cosa interessante in retroscena di questo discorso è che evidentemente Salvatore ha creato delle specie di indagini quasi parallele, cioè praticamente
si è informato per sapere quanto fosse grande la cella intorno a quella zona e ne ha parlato con Claudio. D'altronde questa idea che ci siano quelle delle indagini io le chiamo parallele, perché non sono prendere le informazioni dagli inquirenti che fanno le indagini, sono proprio farle per conto proprio. C'è un altro elemento che è uscito da pochissimo, no? Nadia è quella donna, quella signora, che col cane passava vicino a quel boschetto tutti i giorni, un cane è stato riconosce, diciamo, a sentire i cadaveri. E ve l'ho già raccontata, no, questa storia. Per tutto il lungo periodo di dicembre il cane era tranquillissimo. Dal 30 o il 31, mi ricordo più il 31 forse, ha incominciato ad agitarsi. E continuava ad agitarsi fino al 5 gennaio, quando alla fine capiscono, insomma, e in realtà per altre segnalazioni che provengono da Salvatore Claudio, che il corpo potesse essere lì. Nadia ha raccontato una cosa un po' strana, ma forse poco significativa, ma che l'ha colpita. Cioè che in pratica Salvatore e Gabriella, in questo caso, dopo che lei aveva già parlato con gli inquirenti, eccetera, eccetera, si sono appostati in quella zona dove hanno capito che passava lei, per incontrarla casualmente, diciamo, e poi farle domande, dire di andare a raccontare questo e quello, parlare con qualche avvocato. Niente di male, ovviamente, però Nadia è rimasta molto sorpresa perché ha fatto un discorso del tipo queste cose dovrebbero farle gli inquirenti. Perché i vicini di casa si mettono a fare queste indagini? Indagini parallele, le chiamo io. E è facile spiegare la ragione. Salvatore è un ex carabiniere. E anche, diciamo, Liliana ha lavorato dentro le forze di polizia, è stata anche la scientifica addirittura. Per cui persone che per professione fanno indagini, quando gli muore la vicina di casa, vuoi che se ne disinteressino. Vogliono usare le loro competenze, quindi hanno fatto questa specie di indagini quasi parallele a quelle ufficiali per scoprire anche loro qualcosa, no? E ne hanno discusso spesso con Claudio. Comunque sì, una sola cella in tutta la zona critica, per cui una fregatura. Da notare che questo fatto della cella mi ha fatto venire in mente solo adesso. Vi ricordate quando vi dicevo che l'alibi di Sebastiano non vale un granché? Questa strana idea è un po' una coincidenza che si crei un alibi così lungo e fuori città proprio il giorno in cui succedono tutte queste cose. Un elemento di sospetto contro di lui per me. E vi dicevo che non vale niente perché sto video non mostra neanche la sua faccia, non c'è dimostrazione che l'abbia girato davvero quel giorno. Però mi è venuto in mente adesso una cosa riguardo alle celle. Se lui, com'è ragionevole, avesse portato con sé il suo cellulare, questo cellulare sì che aggancerebbe un sacco di celle sempre più lontane, perché è andato molto lontano a Trieste, sull'altopiano, è stato fuori 2,5-3 ore. Mi è venuto un dubbio per un fatto che a me sembrava stranissimo, francamente, che Sebastiano non fosse stato messo tra gli indagati. Cioè, era un classico, no? Marito, la moglie lo sta per lasciare, guarda caso la moglie muore. Che coincidenza, cioè, già quello. Ma poi il fatto che questo alibi non funzionasse un granché, secondo me. Ma poi mi è venuto il dubbio. Magari l'hanno controllato e hanno scoperto che funzionava abbastanza bene. Perché non c'era solo la parte del giro, che non vale niente con la cam, con la action cam, però vale con le celle. Se hanno visto il suo cellulare muoversi a chilometri di distanza lontana da Trieste, questa è una cosa più significativa. E poi ci sono la prima parte dell'alibi, quando dice che ha dovuto dare i coltelli e faceva come l'arrotino, adesso non mi ricordo più, 4-5 clienti. Consegna a domicilio, immagino, no? Perché a quel punto avrebbe fatto un bel giro, non è che tutti questi clienti abitavano uno vicino all'altro, magari 10 minuti tra una casa e l'altra, va via in 50 minuti. E gli inquirenti sicuramente hanno controllato questo. Sono andati a vedere questi clienti, a chiedergli, ti ricordi che sia venuto Sebastiano quel giorno col coltello a quell'ora? Cioè c'è la possibilità che quell'alibi che io pensavo non fosse molto efficace, in realtà funzionasse abbastanza bene ed è per questo che non l'hanno messo negli indagati, tra gli indagati. Perché il suo alibi reggeva ancora parecchio bene, anche se non era decisivo, ovviamente, perché in teoria anche un'altra persona avrebbe potuto farsi il giro con il cellulare Sebastiano, ma comunque sia, questo discorso delle celle mi ha fatto venire in mente questo fatto, questo aspetto, che forse hanno potuto vedere il cellulare di Sebastiano allontanarsi dalla città per un paio d'ore. Allora, perché intermezzo? Perché questo video era un po' specializzato nelle mie intenzioni su dichiarazioni fatte e prese da varie interviste. Questa parte qui invece è avulsa.
Ma la faccio adesso perché mi è venuta in mente adesso, per un'altra cosa che è emersa, che avevo dimenticato di trattare, e poi lo so che dopo mi dimentico, per cui preferisco farla finché mi ricordo. Si parla della scientifica, delle autopsie e del fatto che io a volte sono apparso un po' blasfemo. Ho dato l'impressione di mettere in dubbio la realtà scientifica, un negatore, un negazionista della scienza, una cosa brutta. Ecco, vorrei precisare meglio, perché probabilmente non si è capito in effetti. Io non metto in dubbio i riscontri oggettivi che la scientifica porta a galla, metto in dubbio le interpretazioni che altre persone, spesso giornalisti, fanno su quella base oggettiva iniziale. Quindi non metto in dubbio che gli esperti, i dottori, eccetera, ci dicano cose vere, autentiche, ma si interpretano i loro dati e le interpretazioni possono essere sbagliate. Un paio di esempi che sono emersi proprio in questo caso. L'autopsia dice morte per arresto cardiaco improvviso, blocco cardiaco, e non per asfissia. Ci credo, hanno fatto gli esami, sanno la loro, conoscono bene la loro materia, è così. Poi interpretazione del giornalista. Ah, allora i sacchetti non c'entravano niente, è morta per cause naturali. No, non hanno detto questo. Hanno detto soltanto che non c'era il segno dell'asfissia e è morta per un arresto cardiaco, un blocco cardiaco. Interpretarlo come che le fosse capitato per nulla, solo perché si è bloccato il cuore, è un'interpretazione, un'ipotesi, può essere vera o no. Io vi ho fatto anche l'ipotesi, che adesso non credo neanche che sia la principale, ma era un'ipotesi anche quella, che quando una persona si sente soffocare, perché gli mettono un sacchetto in testa, è un tale attacco di panico che potrebbe avere un blocco cardiaco anche se sono passati solo 10 secondi. E in 10 secondi non c'è anossia, mancanza di ossigeno nel sangue, e non ci sono quindi tracce nelle cellule che possono essere rilevate dall'autopsia. Ma il panico di sentirsi che di non poter riuscire a respirare magari provoca un arresto cardiaco. È una mia ipotesi e può essere sbagliata. Ma ci possono essere diverse ipotesi sulla base di dati oggettivi reali. Altro esempio, la frase in mezzo all'autopsia non sono state trovate ferite atte o lesioni atte ad uccidere. Lo dicono, hanno analizzato il corpo, ci credo. Interpretazioni varie dei giornalisti. Ah, allora nessuno l'ha picchiata, non c'è stato nessun tipo di litigio, di scontro fisico. No, non hanno detto quello. Hanno detto che non hanno trovato ferite atte ad uccidere. Potrebbero aver trovato ferite che non sono sufficienti a uccidere. Graffi sulla pelle, un occhio nero, persino una frattura a un dito, al naso, non sono sufficienti a uccidere. Quindi rientrano nella definizione dell'autopsia. Poi certo, qualcuno potrebbe dire, ma sarebbe strano che se avessero trovato delle ossa rotte, capito, non ce l'avrebbero detto. È vero, e difatti io non credo tanto a ossa rotte, ma più che altro che dopo 3 settimane di decomposizione la pelle era talmente rovinata che una piccola botta, un graffietto con l'unghia non lo vedi più, perché ormai è tutta una poltiglia, diciamo così. Loro hanno cercato cose grosse, il foro di una lama che buca il cuore, il fegato, i reni, quello che è, quella la trovano ancora. Il piccolo edema, rigonfiamento di liquidi in un corpo che è già tutto in decomposizione, non riuscirebbero neanche a rilevarlo. Quindi ci dicono la definizione ferite atte a uccidere, non le abbiamo trovate. C'erano altri segni di piccole botte così? Chissà, forse sì, forse no. D'altronde pensatelo in questi termini. Se vi sembra strano che usino questa formula invece di un'altra, perché non hanno usato la formula più precisa, cioè più chiara? Non è stato trovato nessun graffio, botta, niente. Potevano usarla se era la situazione. Ma probabilmente il corpo è ridotto così male che non c'era modo di essere sicuri. Per cui, per cercare di essere molto oggettivi, hanno detto ferite grandi che potrebbero causare la morte, non le abbiamo trovate, atte a uccidere. Quindi immaginare che non ci sia stato nessun conflitto fisico, scontro fisico, è un azzardo. L'autopsia non ci dice questo. Ci dice che nessuno l'ha accoltellata, gli ha spaccato il cranio. Graffietti, botte, potevano anche esserci. L'autopsia non nega questa cosa. Rimane il dubbio. È un fatto di interpretazione. Perché mi viene in mente adesso? Perché è venuta fuori un'altra cosa della scientifica, che è quella del ritrovamento sotto le suole delle scarpe di Liliana di terrice, cose compatibili con quel boschetto. Quindi terra, polline, cose varie. Io ci credo. Hanno fatto la ricerca, hanno scoperto che è quello, ci credo.
dato oggettivo. Interpretazione giornalista. Ah, allora si è suicidata, è andata lì camminando. No, non ha detto questo la autopsia o la scientifica. Hanno detto che hanno trovato nella suola tracce di quel luogo. Non c'era sull'orologio di quando è andata lì. Poteva essere andata lì il giorno prima, il martedì, il lunedì, domenica, sabato prima. Rimangono incastrate nella suola. O pensate che Liliana ogni volta prima di uscire di casa si puliva la suola delle scarpe? Cioè, capisco che c'è una macchia così sopra, ma la suola. E non basta strusciare un attimo sullo zerbino per togliere tutte le tracce. Per cui ci sono quelle tracce, ma non importano. Potevano essere in un qualunque altro momento precedente che le aveva calcato. Per cui è questo il discorso. L'autopsia, i medici, gli esperti della scientifica dicono cose a cui io credo, solo che vengono espanse, reinterpretate in modo fantasioso e possibilmente, cioè a volte potrebbe essere sbagliato, ipotetico, sono ipotesi, non sono più la certezza della scientifica. Tu ci costruisci sopra un romanzo che può essere vero o no. Quello io posso contestare in alcuni casi, non quello che viene effettivamente trovato dalla scientifica o dai medici dell'autopsia, a cui credo ciecamente. Questo era solo per precisare questo argomento e chiudiamo questo intermezzo. Allora, un enigma, come il mistero di Fatima, o l'enigma della Sfinge. Cerca di capire che cosa ha detto Claudio. No, scherzo. Molte volte sono chiarissime le frasi di Claudio, ma questa è un po' tribolata. Lui, il giorno in cui viene trovato il corpo, quel giorno in cui vi ho già fatto vedere il video per diverse ragioni, per il sacco nero, indovinato il nero, e poi per il fatto che la sua prima reazione è stata ho avuto l'intuizione giusta. Questa volta è una parte un pochino più avanti, ma comunque siamo sempre in quel giorno, in quel momento, in quella intervista. E lui dice una cosa che secondo me è estremamente interessante, ma anche molto misteriosa. Qui, oltre in particolare modo, diciamo così, di usare la lingua italiana di Claudio, c'è il fatto che secondo me c'è un taglio, cioè gli tagliano a metà di questa frase, di questo discorso, fanno scomparire una frase, una proposizione. E questo ci crea problemi, comunque noi analizzeremo quello che è rimasto. Quindi il contesto è quello, è quel giorno, viene trovato il corpo, bla 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 bla, lui dice l'avevo avuto l'intuizione giusta e poi la giornalista gli chiede perché hai pensato proprio all'ospedale e lui lo spiega. Sentiamo allora come lo spiega. Come mai? Perché questo ospedale? Ieri allora l'ospedale è vicino a casa loro, c'è un grande parco dove io sapevo che lei poteva essere andata a fare qualche camminata anche, per cui l'ho messo come zona possibile. Lei l'ha segnalata alla questura questa cosa? Io l'ho segnalata nel pensare malamente per bocca di Salvatore, che è l'amico del cuore che abitano nello stesso cortile col quale siamo in contatto continuo. Che cosa c'è di così interessante? Beh, diciamo che mi affascinano i misteri e se mi nascondono una frase che lui dice, io mi chiedo chissà cosa stava per dire. Parliamo di questo, ma di questo poi ne riparliamo anche più tardi, diciamo. Comunque, in pratica, dov'è che c'è questo taglio? Un attimo prima dell'amico del cuore c'è un taglio. E poco prima lui aveva detto, riguarda la ragione per cui, cioè che ha detto questa sua ipotesi del perché doveva essere in quel boschetto il corpo, che l'ha detta in questura, è andata in questura a dirla, e lui ha detto esattamente, io l'ho segnalata nel pensare malamente per bocca di Salvatore, e qui c'è un taglio, e poi l'amico del cuore. Vi faccio sentire al rallentatore questa parte, per sentire il taglio, dove viene eliminata questa parte. Per bocca di Salvatore, che è l'amico del cuore, per bocca di Salvatore, che è l'amico del cuore, per bocca di Salvatore, che è l'amico del cuore. Qua c'è da chiedersi che cosa avesse detto, perché secondo me lui l'ha detta nella intervista originale, ma è stata tagliata.
E mi interessa anche perché la premessa, prima diceva questa cosa molto misteriosa, io l'ho segnalata questa cosa qui della mia ipotesi, nel pensare malamente per bocca di Salvatore. Qua ognuno si può buttare a indovinare. Comunque diciamo che mettiamo un attimo in pausa questo, poi ci torniamo su cosa poteva aver pensato però malamente e perché per bocca di Salvatore. Un'altra cosa che mi interessa moltissimo è l'amico del cuore. L' apostrofo, determinativo. Questo vuol dire che si riferisce a una persona di cui si è parlato un attimo prima. Quello lì, l'amico del cuore, Salvatore. Che sia Salvatore non c'è dubbio, lo dice. Anzi, guardate, visto che adesso stiamo discutendo di questo, vi metto in sovraimpressione tutto il testo critico, così potete guardarlo mentre vi parlo. Allora, l'amico del cuore, il taglio avviene in mezzo purtroppo, però se hanno fatto il taglio correttamente, senza stravolgere il significato della frase, lui dice per bocca di Salvatore a l'amico del cuore, quindi è Salvatore l'amico del cuore, ma a questo punto mi interessa capire di chi era l'amico del cuore Salvatore, perché non è così banale. Tenete conto che la probabilità che intendesse dire il mio amico del cuore non è molto realistica, perché subito dopo dice che abitano. Abitano significa loro, terza persona plurale, soggetto sottinteso, che abitano nello stesso cortile. Ora, non si usa il loro se sei tu a includerti. Non puoi dire io e il mio grande amico del cuore, Salvatore, loro avevano, cioè capito? Loro significa che non è Claudio, ma c'è di più. Abitano nello stesso cortile. Ovviamente qui non si parla letteralmente che ci avessero le tende nel cortile, ma che le loro case sono affacciate allo stesso cortile. Ma questa non è la situazione di Claudio, che non abita vicino a Salvatore. Salvatore era con assieme a Gabriella vicini di casa di Sebastiano e Liliana. Quindi abitare o con le facce, con le case affacciate allo stesso cortile erano queste due coppie, Salvatore e Gabriella e Sebastiano e Liliana. Questo fatto che lui dica che loro, sottinteso, abitano, significa che le persone di cui sta parlando sono queste. Una è Salvatore e l'altra è una persona che vive vicina a Salvatore. Lo so, è un po' faticoso, ma è così, bisogna smazzare un po' per riuscire a capire la frase con certezza. A questo punto vi dico che io quando l'ho sentita la prima volta, anzi essere sincero la seconda volta, ho percepito che dicesse che Salvatore, l'amico del cuore di Liliana, perché sta parlando anche di Liliana, Liliana che poteva avere l'abitudine di andare in quel boschetto, e che hanno questo cortile in comune, no? Che è vero che hanno un cortile in comune. Loro. Perché sarebbe importante? Perché sarebbe una novità che Liliana avesse come amico del cuore Salvatore. Noi sapevamo che si conoscevano e si frequentavano da tempo, ma in coppie, coppia Gabriella-Salvatore, coppia Sebastiano-Liliana. È un po' diverso invece dire che Liliana avesse come amico del cuore Salvatore, fa pensare a un incontro anche molto personale, magari nel cortile in comune. Capito che è diverso? Però, devo dire la verità, bisogna lavorarci dietro per capire se è questo il senso. Quindi, insomma, guardate questa frase. Io l'ho segnalata nel pensare malamente, per bocca di Salvatore, puntino, 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 viene tolto qualche cosa, l'amico del cuore, Salvatore è l'amico del cuore, di chi? Di un'altra persona, e loro due, che loro abitano nello stesso cortile. Ora voi capite che rimane solo Liliana, perché non si direbbe mai che Salvatore è l'amico del cuore di Gabriella, il marito di Gabriella, e men che meno che vivono nello stesso cortile, cioè vivono nella stessa casa, non viene in mente di dire hanno anche il cortile in comune, hanno la casa in comune. Quindi no, di un altro nucleo familiare. A sto punto o è che Salvatore era l'amico del cuore di Sebastiano, e sarebbe un gran colpo di scena, anche perché introdurre un po' di diversità in orientamento sessuale ci sta tutto, insomma, ma non è molto realistico. Sembrerebbe proprio che venga fuori questo, e cioè che dica Salvatore, l'amico del cuore di Liliana, hanno lo stesso, vivono insieme e così via, vivono vicini
hanno un cortile in comune. Questa sarebbe una novità grossa, secondo me, una cosa interessante, che di per sé è possibile, ci pensiamo, no? Perché si frequentano queste due coppie da mesi. Possono nascere delle amicizie, ci si incontra tutte le volte, a volte si scambiano inviti a pranzo e cena, a volte si va in giro insieme, qualcuno può essere un po' più simpatico di un altro, può attirare un po' l'attenzione, è un piccolo gruppo, no? Può succedere che nasca questa che è una normale amicizia. A questo punto, fra l'altro, torna anche interessante il grande mistero. Ovviamente è tutto un azzardo, voi capite, ma ci provo come in termini probabilistici, cioè questa frase che tolgono, no? Quando lui dice: io questa cosa della mia ipotesi l'ho segnalata nel pensare malamente per bocca di Salvatore. Mamma mia, lasciamo stare il per bocca di Salvatore, ma l'ho segnalata nel pensare malamente, cioè ho parlato di questa ipotesi pensando una certa cosa, ma poi ho capito che non era giusto pensarla, facevo male a pensarla, mi sono sbagliato, malamente, in modo così, maldestro. Che cosa può essere? Ovviamente, visto che manca del tutto la frase, potrebbe essere qualunque cosa, ma in realtà no. Si suppone che fosse un discorso relativo a quello di cui stava parlando, e quindi parlava di Salvatore, parlava di Liliana, parlava del boschetto, parlava del cortile. Questi elementi dobbiamo costruire in una frase. In più dobbiamo trovare qualche cosa che è un brutto pensiero, un pensiero sbagliato, stupido. Non bisognava fare quel pensiero. Fra l'altro, vedete, io ho un dubbio che magari è sbagliatissimo, ma vi dico i dubbi, che lui potrebbe, Claudio, avere poi chiesto ai giornalisti, che ormai ovviamente insomma sono amici, si conoscono da sempre, continuano a stare vicini in queste trasmissioni, se per favore taglia quella parte. E vi spiego il perché potrebbe averlo chiesto: perché sarebbe stato un po' maldestro da parte sua dire, come stava facendo all'inizio, sbagliato a pensare a questa cosa, però intanto la dice in televisione. Allora dopo l'intervista dice: senti, questa parte qui me la toglio perché ho sbagliato a pensarla e non voglio che finisca in TV. Che cosa può essere questa opinione che potrebbe metterne in guai qualcuno, diciamo, al punto da chiedere che venga tolta? Salvatore, Liliana, Boschetto, ci mettiamo qualche verbo in mezzo. Cioè, per me un'ipotesi era che Claudio avesse pensato all'inizio che magari Liliana e Salvatore, il suo amico del cuore di Liliana, oltre a fare scambiare qualche chiacchiera nel cortile in comune quando si incontrano, magari a volte hanno fatto una passeggiata e sono andati fino al boschetto, ma poi ha capito che era un brutto pensiero, perché sono sposati, erano tra di loro, e una cosa è una conversazione un po' casuale lì tra vicini di casa, un'altra cosa è farsi un chilometro e mezzo e infilarsi in un boschetto, che è un po' troppo intimo, no? Potrebbe essere questo, ma vi dico la verità, potrebbe essere qualunque cosa. Mi è venuta in mente anche un'altra ipotesi, che è persino più facile, che lui, Claudio, avesse pensato magari Liliana è andata in quel boschetto e poi ha avuto un malore, ma poi si è reso conto, no, non viene trovata nei sacchi neri se avesse avuto un malore. Questa opinione l'aveva già avuta quello stesso giorno, pochi minuti prima, capito? Allora forse aveva ripetuto quel concetto e l'hanno tagliato solo perché Claudio ripete troppe volte le stesse cose e è noioso, e quindi questa sarebbe la spiegazione, pensando malamente che lei fosse andata a farsi una passeggiata e poi ha avuto un malore mentre era lì. È possibile questo, però abbiate pazienza, ma c'è qualcosina che non quadra, perché lui, quando sta facendo questo discorso la seconda volta, stava raccontando come in passato, prima del ritrovamento del corpo, ipotizzava che potesse essere andata in quel boschetto. Allora, visto che si parla di un tempo precedente al ritrovamento del corpo, non c'è più la faccenda dei sacchi neri che rendono impossibile un malore accidentale. Quindi, quando lui parla del passato, di quando ha avuto quell'idea, non c'era motivo che a quel tempo pensasse: no, non può aver avuto un malore perché verrà ritrovata in futuro nei sacchi neri, non poteva saperlo. Comunque, ok, insomma, non si può saperlo con certezza. Però ci sta facendo l'amico del cuore che, per me, quasi esclusione, va solo relativo a Liliana. Per quel che riguarda, poi, se voi volete, come è probabile, insomma, per pura curiosità, risolvere questo enigma, sia per l'amico del cuore, che però per me è quasi sicuro,
che fosse Liliana ad avere come amico del cuore Sebastiano, Salvatore, provate anche qui, ovviamente è un po' un azzardo, che cosa poteva essere questa cosa che all'inizio aveva pensato malamente e di cui poi si è pentito. Però vi dico una cosa, un po' di regola in questo gioco di enigmistica, non potete inventarvi una frase a caso qualunque, completamente scollegata dal discorso. Non è che potete immaginare che lui fosse lì a dire nell'intervista: pensavo dove potesse essere finita Liliana, e a un certo punto, pensando malamente, ho pensato che da quando c'è il VAR la Juventus non riesce più a vincere lo scudetto. Sarà un caso? Che senso ha? Cioè, ha un senso calcisticamente, ma che c'entra? Non stiamo mica parlando di calcio. Quindi no, dovete trovare un'ipotesi che potrebbe aver fatto Salvatore. Claudio, divento matto, Claudio quel giorno, mentre parlavo con Salvatore tra le altre cose, su dove potesse essere Liliana, e i protagonisti, gli elementi di questo discorso sono il boschetto, conclusione finale, Liliana, Salvatore, e lui che parla con Salvatore di quello che poteva fare Liliana, una frase di questo tipo, che però poi si è pentito di averla pensata. Non è facilissimo, ma secondo me non sono proprio infinite le possibilità di quale sia quella frase tagliata. Dunque, adesso analizziamo un momento secondo me molto interessante tutta questa vicenda. Quando Claudio telefona a Salvatore, comunica tutta la storia e poi Gabriele e Salvatore vanno a casa di Sebastiano. Un sacco di roba è successa in quel momento molto emotivo. Tra poco sentiamo come Gabriella ci descrive quel momento, quella giornata, ma prima sentiamo anche che cosa ci dice Sebastiano, di come l'ha percepita lui. La sua storia è più breve. Loro due, Gabriele e Salvatore, che arrivano a casa sua. Sentiamo questo brevissimo pezzo. Mi arriva il messaggio sul telefono di Liliana, che era vicino a me, e dicendo: ho un regalo per te. È la vicina che manda questo messaggio. Io rispondo: guarda Gabri, Liliana non è ancora a casa. E sono venuti giù, sono scesi, perché loro abitano proprio il portone vicino. E dopodiché io ho notato subito che Gabriella aveva gli occhi rossi, come se avesse pianto. E ho visto Salvo strano, agitato. Allora, aveva gli occhi rossi, no? Gli occhi rossi ti vengono quando piangi. E di per sé non è stranissimo. Si erano già immaginati, Gabriele e Salvatore, che a Liliana fosse avuto qualcosa di brutto, magari fosse morta. E allora magari si piange. Un'altra cosa interessante che scopriamo, perché io per un bel po' non sono riuscito a capire quando Claudio ha telefonato a Salvatore, perché leggevo cose generiche, dicevano anche di mattina, ma non era mattina. Sentiamo quest'altro frammento dove finalmente si scopre l'ora in cui Claudio ha telefonato a Salvatore, quel martedì 14 dicembre. Liliana Rasinovic, perché i vicini hanno ricevuto la telefonata di Claudio Sterpin quella mattina, in cui praticamente lei come mai si sentiva che era successo qualcosa? Allora, non era mattina, ma era pomeriggio, sì, dopo le 16 che ho chiamato a loro. Allora, avete sentito? Di pomeriggio, non di mattina, alle 16 circa. Ok. Quindi Claudio telefona a Salvatore, gli dice: vieni, sono sul lungomare, sulla passeggiata, e gli racconta la storia. Non abbiamo già parlato di questo. Gli dice appunto che ha una storia con Liliana, che è preoccupato perché non viene, eccetera. E gli racconta anche che ha telefonato sul cellulare di Liliana varie volte. E quando è che finiscono questi tentativi di Claudio sul cellulare di Liliana? Poco prima delle 15, perché a quel punto Sebastiano risponde. Claudio, sentendo la voce di Sebastiano, comunque di un uomo, ma forse riconosce anche quella del marito, non so, non parla e mette giù, in pratica è andata così. A quel punto non fa più tentativi col cellulare Claudio, no? Quindi prima delle 15 lui ha smesso di informarsi per capire se Liliana era tornata a casa. Vi dico una piccola cosa, abbiate pazienza, ma mi saltano alla mente e io ve le dico.
Di per sé Claudio non poteva essere sicuro che solo perché al cellulare risponde Sebastiano, Liliana fosse morta o non fosse in casa. C'è una possibilità che potrà sembrare fantasiosa, ma a volte succede. Liliana sta facendo una doccia, non si porta con sé il cellulare, lo lascia fuori, il marito lo sente suonare, pronto, tu non parli, non sai che cosa c'è. Se magari parlavi e diceva c'è Liliana, Sebastiano, ovviamente sappiamo che non poteva accadere quel giorno, ma ipoteticamente poteva dire in questo momento sta facendo la doccia, ti chiamerà più tardi, per dire, no? Quindi diciamo che dal punto di vista di Claudio e quel giorno, quando ancora non si sapeva tutto quello che sarebbe accaduto più tardi, successivamente, Claudio non è che sia proprio sicuro che solo perché risponde Sebastiano Liliana non ci sia in casa. Potrebbe darsi in quel momento non poteva rispondere, ha risposto Sebastiano, ma è una piccola puntualizzazione che viene in mente a me. Alle 15, no? Prima delle 15. Poi Claudio parla con Salvatore, Salvatore torna a casa e racconta a Gabriella. A questo punto, quando è che incomincia a piangere Gabriella? Noi sappiamo che poi manda il messaggio col quale un modo per entrare in comunicazione anche con Sebastiano, ti devo dare un regalino, ma lo dice in realtà a Liliana. Quel messaggio è alle 17.30, anzi 17.37, come ci ricorda Gabriella. Lei aveva già gli occhi rossi quando poi arriva a casa, no? Di Sebastiano, quindi ha pianto prima. E qui un piccolo approfondimento, che probabilmente non riusciremo a essere del tutto sicuri. Quanto ci si impiega per avere gli occhi rossi di pianto? E che cos'è che li fa rossare? Perché vedete, a me non sembra logico che le lacrime siano caustiche, corrosive, anche perché sarebbe un epic fail della natura. Dei dotti lacrimali sugli occhi e sono la morte per gli occhi. Cioè, appena piangi, ti bruciano gli occhi. Io ho questa idea che non siano le lacrime a far arrossare gli occhi, ma lo stropicciamento. Perché quando si piange si continua a fare così, o con le dita o col fazzoletto. Ma secondo me, e questo, e di questa seconda parte ne sono più sicuro, perché l'ho verificato nell'arco della mia lunga vita, ci si impiega parecchio per avere gli occhi rossi di pianto. Una lacrimuccia di un paio di minuti o pochi secondi, a maggior ragione, non ha gli occhi rossi, li hai umidi, ma se non li stropicci troppo non sono rossi. Tutto questo per dire cosa? Che secondo me gli occhi rossi vuol dire che ha pianto come minimo 10, 15, 20 minuti, quindi è una cosa un po' grossa, no? Ovviamente perché era molto preoccupata, però lasciatemi dire che qua ci sono alcune cose che mi quadrano poco, sia come intensità delle emozioni che come ordine logico. Nell'ipotesi che, in questo passaparola che complica un po' le cose, diciamo la verità, Salvatore abbia riferito in modo scrupoloso quello che Claudio gli aveva detto, compreso il fatto che l'ultima volta che ha provato a telefonare alle 15, alle 17.30, 37, ok? 2 ore e mezza dopo controlla Gabriella, quando teoricamente, per quello che lei poteva sapere, Liliana poteva essere già a casa a quel punto, perché la telefonata arriva alle 16, un'ora più tardi l'ultimo controllo fatto da Claudio, e poi per le 17.30 c'è ancora 1 ora e mezza. Quello che mi sembra un po' strano è che secondo me l'ordine logico è: arriva Salvatore tuo marito, ti dice Liliana non è tornata a casa, ha provato a telefonare alle 15 e non ha risposto lei ma il marito. Magari era in bagno, ma vabbè, diciamo che sia morta, ma comunque o non era ancora tornata a casa, tu ti preoccupi, ma la logica è: ti preoccupi, nel dubbio controllo, aspetta un po', abitiamo qua vicino, controllo, e dopo, se vedi che continua a non tornare a casa, piangi. Ma piangere prima, aspettare 1 ora e mezza, ma meno, perché naturalmente ci mette un po' Salvatore andare e tornare, ma comunque non fare nessun controllo solo per il racconto di Claudio e solo dopo controllare? È un po' disordinata questa cosa. Per me, quando una persona viene a veri informata sul fatto che c'è il dubbio che la tua grande amica non sia tornata a casa e abita di fronte a te, tu vai a controllare subito e solo dopo ti disperi. È una mia idea questa. Poi un'altra cosa che mi sembra un po' strana, ma questa è un po' difficile da spiegare, ci provo lo stesso, ma è difficile da spiegare. Cioè, lei manda un messaggio, Gabriella, che sappiamo per certo prima ha pianto molto, quindi era molto disperata, a Liliana, al cellulare di Liliana, dicendo vieni qui da sola che ti do un regalino. E spiega poi in trasmissione che ha avuto quella cosa e quell'idea
perché non voleva che venisse col marito. Ok, 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 però lei in quel momento, Gabriella, non pensava già che fosse morta, scomparsa? Che avrebbe risposto Sebastiano, a che serve specificare di andare lì da sola? Cioè, secondo me è un po' strano questo messaggio, perché sembra fatto come se Gabriella già pensasse che Liliana avrebbe risposto, ma a quel punto non c'era più la preoccupazione, nemmeno il motivo di farla venire lì. La cosa più logica sarebbe stata telefonare, c'è la verità, telefonare che senti le parole, la voce, e farlo magari subito. È una piccolezza, comunque queste sono piccole cose che mi sembrano un po' strane come ordine e ispirazione, perché poi c'è anche un altro dubbio, abbiate pazienza. È un po' maligno da parte mia, magari sono un po' insensibile, ma veramente ci si dispera così tanto perché la vicina di casa non è tornata a casa sua subito? Cioè, non che sia morta, che già lo sai che è morta. Per un solo dubbio si piange. Diverso sarebbe per una persona che ti è carissima, per esempio il marito. Se per esempio Gabriella fosse stata preoccupata per suo marito Salvatore, che pensava che non torna più a casa, che ne sai, non lo vedrò mai più, anche se non è sicura che sia morto, può darsi che si metta a piangere, perché gli viene il panico, no? Ma per la vicina di casa? Sì, ok, sono amiche, ma fino a questo punto, considerando che, non dimentichiamocelo, quando Gabriella sente il racconto di Salvatore, siamo solo nell'ambito delle ipotesi. Lei è andata un po' in giro, ha fatto una telefonata a casa, ha risposto il marito, ma non vuol dire che Liliana fosse morta. Non è che avesse chiesto al marito, scusa, c'è Liliana, no, non c'è, è strano, non torna più. Non c'è stato questo dialogo. Cose un po' strane, comunque sono tutte piccolezze, sono dettagli, un po' troppe lacrime, un po' troppo presto magari. C'è una cosa un po' più oggettiva, un po' più concreta invece che ha attirato la mia attenzione, quella che secondo me è una piccola bugia. Vi faccio vedere questa parte del video, vediamo se vi accorgete di dov'è la bugia secondo me. Mi viene in testa di mandare un messaggio a Liliana sul suo cellulare dicendole: guarda, sai che siamo sotto Natale il 14, dico, ho un regalino per te. E dico, vieni su a prendertelo, perché logicamente non volevo che venissero insieme. Dico, vieni su a prendertelo. No, risponde subito, ma non è che mi preoccupo, dico la verità. E questo a che ora, scusi? Alle 17.37. Avete capito dov'è? Lei vi ha passato il tempo a piangere prima, era disperata. Però, quando poi il giornalista racconta del messaggio, dice, ho mandato il messaggio, non ha risposto subito, però sinceramente non ero preoccupata. Come non eri preoccupata? Hai pianto fino a quel momento. Secondo logica, se lei fosse stata lì a piangere, si suppone insomma che fosse per Liliana, che non fosse che ha ricevuto un'altra notizia, che non sarà morto mai come un giorno, che era morto molto prima in realtà. Lei doveva essere molto in ansia, manda quel messaggio e la sua unica speranza di ritrovare la serenità è che Liliana risponda subito e finisce l'incubo. Invece, racconta il giornalista, non ha risposto subito ma non ero preoccupata. Perché dire questo? Perché uno piange fino ad avere gli occhi rossi se non era preoccupato? Quell'attesa nel rispondere, 5 minuti ci ha poi spiegato, avrebbe dovuto creare grande preoccupazione. Vedete, cercate di capire i diversi contesti. Di per sé non è strano che Gabriella abbia fatto piccoli intrighi come il regalino da dare, che era fasullo, non c'era nessun regalo, col marito di Liliana Sebastiano, perché c'aveva quel grosso problema di tenere nascosta la relazione tra Liliana e Claudio. Si poteva anche telefonare senza dire davanti di Liliana, ma beh, insomma, queste sono cose un po' cervellotiche che non vengono in mente a tutti, ma comunque sia, nel caso di una comunicazione con Sebastiano è normale che avesse un po' di attenzioni, no? Ma qui si parla di un altro contesto, lei in televisione col giornalista, perché non poteva dirgli la verità? Dopo che Salvatore mi è venuto a raccontare questa storia ero preoccupatissimo, mi è venuto anche da piangere, ho mandato il messaggio sperando che mi rispondesse, ma a quel punto la logica era: ero sempre più in ansia perché vedevo che non mi rispondeva neanche. Invece no. Dice, ha ritardato un po' a rispondere, ma non ero preoccupata. Questo è strano, ma un'anomalia. E poi c'è anche un bel tono di voce quando poi alla fine telefona Sebastiano che dice, ah, non c'è, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Così, è una cosa un po' incoerente con il fatto delle lacrime, che secondo me quel giorno lei deve essere molto provata.
Una stranezza, una piccola stranezza. Siamo arrivati verso la fine anche di questo video. Purtroppo, visto che so che viene troppo lungo, cerco anche di parlare in fretta per far prima e mi impapino, ma vabbè. Conclusioni, in realtà abbiamo già capito che solo che ho l'abitudine di terminare i video col capitolo conclusioni. Non c'è conclusioni sul caso, è tutto ancora molto complicato. Ci sono tante persone e quasi tutti, almeno per qualcosa di sospetto, detto, fatto, eccetera, possono essere sospettati. In quest'ottica non è strano che ci siano tante idee diverse su chi possa essere il colpevole. Ho notato per una cosa, e questo è il pistolotto finale, che c'è una strana faziosità quasi, cioè per alcuni è una questione quasi di principio, sembra quasi di sentire la tifoseria sportiva o la partigianeria politica, no? Questo lo dico anche come avviso, perché se tu che segui questi casi ti metti a fare un commento, non ti sorprendere se poi troverai persone un po' troppo animose, diciamo, che ti saltano quasi addosso se ipotizzi che il colpevole sia quello diverso da quello che vogliono loro. Questo fatto di avere idee diverse è normalissimo. L'animosità è un po' meno normale, che ricorda proprio la partigianeria politica. La persona un po' faziosa è quella appunto che è di parte, no? E a volte lo si può essere in modo un po' negativo, cioè di ostinarsi, del tipo è così, deve essere così, ormai sono convinto che sia questo, e si arrabbia quasi con chi la pensa in modo diverso. Per farvi un esempio di partigianeria, la cosa più semplice è la politica, ovviamente. Non facciamo nomi di partiti veri e politici veri, diciamo il partito Delta, che non esiste, ma è un'ipotesi. Tu segui il leader del partito Delta e pensi che sia un gran figo, o sei una donna gran figa, e ti piace, fin qui tutto è normale. Senti quello che dice, bravo, bello, farà tante belle cose, ti piace. Fin qui è normale. Però poi immaginiamo che ci sia un'inchiesta, una magistratura, intercettazioni telefoniche, e insomma viene fuori che questo qui sia un po' un delinquentone, che si ruba i soldi, che ha fatto cose brutte. A questo punto si vede chi è fazioso e chi non lo è, perché la persona che non è faziosa pensa, mi sono sbagliato, mi sembrava una brava persona, un delinquente, non mi piace più. Ma il fazioso dice, i magistrati stanno cercando di incastrarlo. Le prove sono false, si ostinano. Capito? Quella è la differenza. Purtroppo c'è questa tendenza anche in questo caso. Ci sono le varie fazioni che vedono uno o l'altro come colpevoli. Secondo me, più che una questione di coerenza, è quasi di egocentrismo. Non vuoi ammettere di poterti essere sbagliato. Se ho detto quello, quello è. Non mi sbaglio, ho ragione io. Ci sono quelli che si vantano di non cambiare mai idea. Io sono un po' diverso, io sono uno di quelli che cambia idea. E comunque anche io me ne vanto di cambiare idea. Comunque, vabbè, non voglio farla troppo lunga, anche perché io non ho il dono della sintesi. Termino questo pistolotto finale del fatto che è meglio continuare a ragionare e lasciare la mente aperta, a cambiare anche idea eventualmente, con le parole di chi aveva il dono della sintesi, un grande letterato di nome Oscar Wilde, che una volta disse: la coerenza è la morte della ragione.